stato bello passare quella linea d'arrivo, ancora ovviamente i brividi perché è stato davvero un boato. Non mi aspettavo tutto questo calore per me, però evidentemente il fatto di essere siciliano ha creato questa cosa nella gente che era lì a aspettare l'arrivo ed è stato davvero bello. Che gara è stata dal punto di vista tecnico, siamo nel vivo? Come ti sei sentito dall'inizio fino alla fine? Perché abbiamo visto che alla fine hai tenuto testa e sei stato sempre lì davanti. Ma diciamo che nei primi 5 giri non stavo benissimo, però quando mi capita questo spesso è la giornata buona invece, perché da 3 giri dalla fine in poi la mia gamba, la mia testa sono cambiate. Stavo davvero bene, la squadra ha corso bene e abbiamo messo la corsa per come la volevamo noi alla fine. La Lampre puntava molto su Cunego e poi tutto un tratto è saltata per aria. E lì mi sono reso conto che gli avversari, quelli che temevo di più, cominciavano a farsi fuori da soli. Io non ho messo il naso fuori fino a 30 km dall'arrivo, poco più di un giro, e forse è stata la mossa giusta. La dedica principale, fondamentale, va sempre alla famiglia, perché ho un figlio che ieri ha fatto il suo primo volo per venire a vedermi, con mia moglie Katie, e quindi vincere davanti a loro e riconfermare questa maglia è stata l'emozione più grande. Poi mio papà, mia mamma, mia sorella e tutti i miei parenti che sono venuti qui oggi ad aumentare il boato che c'era all'arrivo e poi alla squadra che non va dimenticata, perché ha dimostrato di non volere meno delle squadre più blasonate, quindi sono una serie di dediche da fare. Mi fermo a queste per adesso.